Ciao, sei su Italia 1 Talk Radio. Un giorno lo incontrai, gli ho chiesto ma chi sei? Io sono quello nuovo, vorrei fare il DJ. Amico, sei in diretta, sei tu che fai la radio. La gente che ti ascolta è più di quella di uno stadio. Non ti vedono in faccia, non sapranno chi sei. Ma continua questa strada se vuoi fare il DJ. Fare, voglio fare il DJ. Vogliamo fare, voglio fare il DJ. Fare, voglio fare il DJ. Vogliamo fare, voglio fare. Buon pomeriggio amici, ovviamente chi vi parla ormai lo conoscete già. Dig DJ, qui pronto per iniziare un nuovo appuntamento con Talk Radio, la radio che si vede e la TV che si sente. A proposito di radio che si vede e TV che si sente, insomma, le richieste che stanno pervenendo qui in redazione sono veramente tante, anzi cosa dico, tantissime, messaggi telefonici, fax, lettere, da tutta Italia. E così come Mario e Gaetano ci hanno scritto da Fiesole, un bel paesino della Toscana, richiedendoci un qualcosa legato all'automobilismo. Allora, Mario Gaetano, ecco qui. Talk Radio. Lettera, 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 lui è il mio vero ed unico amore, conosco ogni suo film, so delle sue vicende amorose, di questo ne soffro veramente tanto, ma non desisto dal fatto che un giorno o l'altro lo incontrerò. Intanto volevo chiedervi se era possibile rivederlo nei panni di Ufficiale Gentiluomo, grazie, un bacio. Tutto questo ci veniva scritto da Lucia di Benedetto, che ci scriveva, pensate un po', da Trento. Talk Radio. Congratulazioni, Guardia Marina Maio. Non la dimenticherò mai, sergente. Lo so. Non ce l'avrei fatta senza di lei. Levati dalle palle. Grazie, sergente. Io non credo ai miei occhi. Dove avete passato la vita fino a oggi? A sentir musica dei Rolling Stones e a dir male del vostro paese, scommetto. Di dove sei, ragazzo? Tucson, Arizona, signore. Di dove? Tucson, Arizona, signore. Due sole cose vengono dall'Arizona. I tori e le checche. Tu che cosa sei, ragazzo? Non vedo le corna, quindi devi essere una checca. No, signore. Come? No, signore. Io conto di perdere voi altri prima della fine del corso. Userò qualunque mezzo che riterrò necessario, leale o sleale, per ostacolarmi.
brava la mia cara Lucia Di Benedetto, eh? Va bene, dunque, dopo Richard Gere in Ufficiale Gentiluomo, eccola qui, la mitica, splendida corona, The Rhythm of the Night, il grande successo di quest'estate, ovviamente qualcosa tratto dall'ultimissimo Festival Bar 1994. Allora, la richiesta è di Adriana e Stefania, da Augusta, in provincia di Siracusa, giù in Sicilia. Ah, mi raccomando, ascoltate. Talk Radio. Salutoni salutissimi ad Adriana e Stefania da Augusta, e adesso attenzione, sentite Alessandro cosa sta per dirci. Ciao, sono Alessandro da Ventimiglia, me ne stavo tranquillo in camera mia quando mi è venuto un attacco terribile di caccamo e è un bisogno che assolutamente devo risolvere. Talk Radio. E senta, poi è il titolo che questo ha la sedia. Ma come dirtelo? Senta, ma... si pulisca gli occhiali se non vede la, no, la sedia. No, ma cosa eh? Dici? No, no. Vabbè, ah, ecco, no, no, perché no, pulisce così, ecco, non c'è problema. Cacca, ma siamo a posto. Ma sono i miei questi? Sì, sì. Sembrano. No! No! Cacca, mo! Ecco, buonasera, ecco, ragazzi, ecco, buonasera a tutti quanti. Ora è a suo agio, possiamo finalmente sapere. Mamma mia, la cabina, sto studio è enorme, pare uno stadio. Ma... le fa buonasera. 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 Allora. Sta bene, Caccamo? No, non sto bene, mi sento proprio... ancora. Sento una morsa che mi schiaccia la capa, ma la... ma sta facendo diventare come una cucuzza del Polo Ponnesso. Una cucuzza del Polo Ponnesso.